letto la condanna delle liberalizzazioni. Scusate. Ma perché? Quindi hanno scritto, ancora non hanno imparato che noi vogliamo le liberalizzazioni. Quando 50 anni fa i ragazzini per strada, cioè i nonni di adesso, dicevano legalizza la marco, entro 2 anni io prevedo che noi otterremo di fatto la pratica legalizzazione formale in gran parte del mondo. La spinta per tutto questo ce l'ha data il Social Cannabis Club di Ragale. Ora mi scioglio, è stata Lucia Spini. E pensare, pochi giorni fa, si doveva riunire il comitato, firmare il protocollo, per stabilire ovviamente il protocollo con l'Istituto Farmaceutico di Firenze, che dovrà fornire questa sostanza marijuana medica, marijuana terapeutica. Ora poi è venuta anche la notizia, che era di ieri, che dove coltivano, perché hanno l'autorizzazione, l'unico posto in Italia, Rovigo, si sono accorti che nella legge di stabilità non è previsto alcun finanziamento per loro, per cui stanno protestando. Ma che cosa abbiamo chiesto a questo comitato interministeriale che si riuniva? Scusate, è possibile che i malati intervengano anche loro fra i tanti che ascoltate? Volete ascoltare per cortesia anche i malati? Se proprio non li volete ascoltare, volete almeno che assistano nel momento in cui voi vi scambiate informazioni, dite determinate cose? Ve la ricordate la battaglia che abbiamo fatto per Luca Coscioni nel Comitato Nazionale di Bioetica? Va bene, credo che la riunione si sia tenuta.